Grande appuntamento il 30 luglio, ci sarà un memorial per Andrea Marinelli, un ragazzo tifoso ed ex giocatore biancorosso scomparso prematuramente a causa di un incidente stradale. Sensibile alla causa anche Mister Amelia, che ha organizzato un amichevole tra la Vastese e gli amici di Andrea Marinelli. Sì, ci tenevo a organizzare questo memorial insieme alla Vastese Beach Soccer, insieme alla Vastese Calcio, insieme a tutti gli amici di Andrea. E martedì 30 luglio dalle 8 saremo qui all'Aragona a ricordare Andrea, perché comunque da queste prime settimane che mi trovo qui a Vasto sento nelle parole dei suoi amici la sua presenza, quindi credo che sia un onore per noi organizzare questo memorial proprio per la sua memoria. Non ci sarà un costo di ingresso, il biglietto comunque, l'ingresso è gratuito, ci si aspetta comunque una grande affluenza. Sì, me lo auguro, perché comunque, e sono convinto sarà così, perché Andrea è ricordato da tutti. Io ogni volta che vado in giro per la città o giù alla Marina, comunque sento parlare di lui, con gli amici del beach soccer sento parlare di lui. Quindi di sicuro questo è un memorial che porterà ancora di più il ricordo di Andrea nella memoria di tutti noi. L'ingresso sarà libero, con un'offerta libera che sarà poi devoluta all'associazione che sceglierà la famiglia con cui abbiamo già parlato, e sono convinto che questo è il modo migliore per iniziare questa stagione. Lui, da grande tifoso, avrebbe voluto sicuramente assistere a questo tipo di partita per vedere e testare anche che Vastese ci sarà. Sì, poi ecco, diciamo che nel memorial la partita stessa non ha risultato se non quella di onorare la memoria di Andrea. E la Vastese che sarà una Vastese che renderà orgogliosi i propri tifosi, che darà l'anima in campo, che con intelligenza, con forza, con preparazione cercherà di contrastare le altre squadre in maniera tale da far gioire i nostri tifosi. Io, insieme alla società, ho cercato di costruire questo tipo di squadra, prendendo giocatori idonei proprio a fare questo. E sono convinto che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni.